Oggi ragazzi voglio parlarvi di un titolo che è stato annunciato da poco tempo e che sinceramente mi ha destato non poca curiosità. Questo titolo si chiama Abandoned ed è un, adesso ci guardo subito, survival horror in prima persona per PlayStation 5 esclusiva, quindi tanta roba. E dovrebbe arrivare a fine 2021. E il primo gameplay verrà fatto vedere alle 3 del 2021, cioè questa estate. Non mi ricordo bene il giorno, però quest'estate. È realizzato da Blue Box, che è un team indipendente. In molti dicevano: ah, ci sarà Kojima, ma è chiaramente stato smentito. Questa ipotesi è stata annullata definitivamente, non ci sarà Kojima. E i sviluppatori si sono sentiti anche offesi di questa cosa e addirittura, no, a parte gli scherzi, non ci sarà, non ci sarà. Il gioco si baserà sull'orrore e sul realismo estremo, quindi il vostro protagonista con la paura e con il fatto dell'orrore, insomma, avrà meno precisione di sparatoria, cioè riuscirà a sparare un pochino meno precisamente. La stamina, ci sarà anche la stamina, quindi di conseguenza ci sarà anche un fattore di stamina. Sarà abbastanza realistico. Hanno promesso un realismo veramente molto molto vero, cioè proprio fantastico. Diciamo che non sono un grande fan dei giochi che puntano molto sul realismo, ma questo, essendo un survival horror, mi ispira particolarmente. Poi, abbiamo delle armi ricreate nei minimi dettagli e come vi dicevo prima, l'arma, cioè la mira sarà influenzata dal vostro livello di terrore in quel momento, quindi una meccanica che sinceramente non ricordo di aver visto in altri titoli e per questo mi crea grande aspettativa. Sono curioso di vedere come sfrutteranno questa dinamica e meccanica nuova, sarò molto molto curioso, vediamo un po', vediamo un po'. Sarà un open world innanzitutto, quindi open world, cosa che non mi fa impazzire per un survival horror, sinceramente, l'open world, però sarà open world. Vedremo quanto sarà open world, se sarà un mondo grande o un mondo abbastanza piccolo. Staremo a vedere. Anche qui voglio vedere alle 3 cosa mostreranno perché vi ricordo che faranno vedere il gameplay, quindi sarà molto interessante capire come sfrutteranno questo open world. E la trama l'incipit sarà un uomo risvegliato in un'oscura foresta inseguito da dei folli, quindi abbastanza boh, strano ragazzi, molto strano. Quindi questo si presenta come un titolo che potrebbe essere la sorpresa di questo 2021, un 2021 in cui non sta uscendo molta roba, in cui non uscirà molta roba perché, causa pandemia, sappiamo che gli sviluppi si sono un poco arrestati. Vedremo cosa ne verrà fuori, se sarà un titolo che è incredibile, una sorpresa magistrale, o se sarà una ciofeca, come molto spesso purtroppo capita. Vediamo e poi giudicheremo al giorno del gameplay, a quando giocheremo, a quando ne approfondiremo il discorso. Niente ragazzi, noi ci becchiamo alla prossima e ciao!